Siamo con gli chef Giorgio Marcorelli e Giovanni Felice del Centrum Palace. Dunque parliamo anche di questo menù tutto salentino. Abbiamo già visto l'apprezzamento del pubblico, che praticamente ha gradito tantissimo, ma spieghiamo anche quali sono stati i piatti più particolari, e ne abbiamo ancora uno qui. Allora, questa sarebbe la pitta di patate, non altro non è che uno sformato di patate. Sono semplici patate passate, impastate con l'olio di cottura delle cipolle e qualche uovo. È semplicissimo da fare. Si fa la base con della patata schiacciata e modellata con le mani, poi si mette il ripieno di cipolle, capperi e pomodorine e olive nere, e si ricopre di nuovo con dell'altro impasto di patata precedentemente fatto. Si spalma dell'olio e si spalma sopra dell'altro pane grattugiato e si fa gratinare in forno. Tempo di realizzazione? Poco tempo, più che altro il tempo che si spreca, diciamo, è la cottura della patata, farla bollire e poi passare. Parliamo invece delle altre pietanze che abbiamo visto servite fino a questo momento, una cena, dicevamo, a tema, che si sviluppa come? Allora, abbiamo preparato un menù tipico salentino, con delle pittule che sono delle pastelle ripiene di verdure fritte in olio d'oliva, e poi ci stanno del pane bruscato alla salentina con pomodoro e rucola, profumate all'aglio, pure di fave e cicorie, ciceri e tria, che sono una zuppa di ceci con della pasta fritta e dell'altra pasta cotta normalmente, e poi abbiamo fatto delle polpette di melanzana, tutti i prodotti tipici salentini. Ecco, quindi è anche interessante fare cultura gastronomica, non soltanto gusto. No, soprattutto la cultura, in modo da far capire anche al cliente quello che noi proponiamo e quello che mangia. Ecco, ricordiamo che qui al Centrum Palace però c'è la cultura anche, diciamo, dell'internazionale, ma fondamentalmente del tipico, cioè avere uno standard di livello internazionale però applicato alla tipicità locale. Sì, abbiamo la tipicità locale, che è rappresentata dal collega, dallo chef Giovanni Felice. E cerchiamo anche di fondere insieme le due cucine, sia quella salentina che quella molisana. Con lo chef Giovanni Felice allora parliamo proprio di come si possono fondere, quali sono punti di contatto e di differenze tra queste due cucine. Beh, sicuramente, ecco, vanno a unirsi poi con lo scambio culturale, che sono poi delle due regioni, e dei prodotti tipici sicuramente, dove poi insieme si vanno a fondere e a creare anche nuovi piatti e nuovi gusti. Ecco, normalmente cosa troviamo di tipico al Centrum Palace, diciamo, ogni giorno, ogni sera? Beh, di tipico regionale molisano troviamo, ecco, i latticini, che sono sempre sicuramente freschi, piatti, primi piatti freschi, carne locali fresche, cotte, preparate sia in modo tradizionale regionale che anche nazionale. Cerchiamo di usare principalmente prodotti a chilometro zero e seguiamo tutte le leader dell'HACCP con abbattitura, conservazione e tracciabilità della merce. Quindi, diciamo, ci sono tutte le garanzie di una grande struttura, però comunque c'è poi l'attenzione alla tipicità. Esatto, anche il tradizionale. Facciamo il classico agnello cace e ova, usiamo tantissimo anche il tartufo. I porcini, non abbiamo alcun problema, voglio dire, e siamo completamente a disposizione del cliente. Qualsiasi tipo di piatto, da quello che richiede un piatto nazionale, internazionale o anche regionale, cerchiamo di soddisfarlo in qualsiasi modo. Una cosa particolare è lo chef, che cura personalmente anche i dolci. Sì, lo curiamo io, sia io che Giovanni, la pasticceria molisana, curiamo il lato dessert dell'albergo, del ristorante Bacco. Quindi tutta produzione vostra? Tutta produzione nostra, esatto. Allora, parliamo di questa serata, come sta andando? Sta andando benissimo, una serata meravigliosa, trascorsa e da trascorrere fra gente simpaticissima, allietata da danze, piatti stupendi. Ecco, ma per lei, diciamo, la pizzica è una scoperta o è una tradizione? Cioè? La pizzica, diciamo che questa sera è quasi una scoperta, ecco, perché è molto simile alle danze molisane. Lei mi ha pizzicato in un momento dopo il ballo e ho il sopraffiato. Certamente, però vedo che si è divertito, si sta divertendo. Ah, beh, certo. Incredibile, una sorpresa piacevolissima, a cominciare dai
dai cibi, dalle bevande, dalla musica fantastica, ospiti eccezionali, ha visto che belle ragazze, insomma non se ne vedevano, che dire, speriamo di proseguire anche con i dolcetti che abbiamo già adocchiato. Andiamo in casa, abbiamo un parente salentino che ci ha già anticipato la bontà del pasticciotto leccese. Noi qui abbiamo la variante ibrida pasticciotto, che è un dolce squisitissimo, lo assaggerete anche voi. Noi confessiamo, siamo già andati di là in cucina, abbiamo curiosato, ma ancora non è pronto, è in cottura. No, no, il pasticciotto è un pasta frolla ripiena di crema pasticcera squisitissima, con un leggero sapore di limone. Abbiamo anche assaggiato la variante molisana, pasticciotto con la Nutella. Insomma, è un po' una perversione per noi che, ecco, magari non siamo proprio dei ballerini di Taranta. Diciamo che questo, il piccolo contrasto c'è tra il cibo, la bontà, l'abbondanza, con il ballo, decisamente, insomma. Beh, non si smaltisce anche quello che poi c'è di sostanzioso a tavola. Bisognerebbe avere il coraggio di scalzarsi, denudarsi e fare come hanno fatto questi ballerini. Allora, come sta andando questa serata tutta salentina qui in Molise, al Centrum Palace? Guarda, io ti devo dire una cosa, cioè io vengo da Torino e ho mia moglie che è molisana di Campobasso, e noi avevamo assistito a Torino al Teatro Regio a una serata verso settembre di Ambrogio Sparagna in duetto con Francesco De Gregori, ed era stata una cosa bellissima, quindi sono molto contento di aver trovato una cosa, diciamo, analoga, simile, bellissima, abbinata anche ai prodotti enogastronomici, che secondo me è un abbinamento veramente eccezionale. Guarda, è una cosa veramente riuscita, diciamo, anche un'operazione culturale in qualche modo, oltre allo svago, insomma, al gusto, c'è anche la conoscenza fatta per bene, insomma, di questi prodotti. Sì, guarda, insieme, diciamo, alla musica, all'abbinamento con la musica, ci sono stati questi prodotti tipici che permettono di conoscere meglio la cucina salentina, nonché anche i loro vini, che sono dei vini meravigliosi, veramente, cioè dai rossi ai rosati ai bianchi sono eccezionali. Detto da un piemontese vuol dire che, insomma, sì, sono apprezzati anche in Piemonte, guarda, veramente sono apprezzato anche Piemonte. Posso chiederti come l'avete saputo, come mai siete qui? Guarda, l'abbiamo saputo sulla televisione locale, se non so, posso fare il nome, su Telemolise, no? Che promuoveva anche aveva fatto la pubblicità fra le varie manifestazioni che ci sono, diciamo, nella regione del Molise, e quindi appena ho sentito dell'evento ho coinvolto subito sia la moglie che i miei suoceri, anche gli amici.